Buonasera a tutti, siamo qui con due carissimi amici, Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, e Dario Buonasera. Buonasera. Cecchini, il macellaio più famoso del mondo. Buonasera, sarà difficile tenerli a bada perché diciamo che quando cominciano a raccontare le loro gesta e il libro di cui stiamo parlando, stiamo per parlare, è tutto un ridere, diciamo. Già prima nel nostro preappuntamento abbiamo avuto modo di conoscerci e di ridere di alcune vicende di questo fantastico libro che andiamo a presentare stasera. Un giallo scritto a quattro mani da Dario Cecchini e Alessandro Rossi, dal titolo Il mistero della finocchiona a pedali. Un giallo un po' particolare, un giallo che si sviluppa e si ambienta in un paesino del Chianti, a Greve esattamente, a No, Noschi, no, 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 comincia male, si comincia male. a Fanzano, che tutti conoscono grazie a Dario Cecchini, alla sua macelleria famosa in ormai tutto il mondo. E un libro che appena l'ho letto mi ha fatto sentire a casa e nel suo linguaggio, nel suo parlare, così come si parla in paese. Anch'io vivo in paese si parla e ci si conosce in maniera un po' più intima rispetto alla città. Diciamo, ciao Dario, in paese ci conosciamo tutti, sappiamo un po' tutto di tutti, ma poi alla fine. Goffredo da Salisburgo è il primo saluto. Ah, bellissimo, salve Goffredo. Il paese ha una vita, un'anima molto particolare, che Panzano, come gli altri paesi, specialmente la Toscana, vivono di rivalità, vivono di cose semplici che spesso che ci appartengono, cose di una volta, i cacciatori, il ciclista, il macellaio, il direttore di un magazine importante come Forbes. È un libro che racconta la vita di questo paese, che però dove incominciano a venire dei fatti strani. Succede qualcosa tra cinghialai, tra i ciclisti, che poi insomma il libro molto avvincente in 3-4 giorni riusciamo a leggere, ci porta a scoprire delle realtà molto, molto divertenti. Ma come nasce l'idea di questo libro? Com'è che Dario Cecchini, appunto il macellaio più famoso del mondo, e Alessandro Rossi si sono trovati per scrivere un giallo? È un giallo. Alessandro, devo ti dire io? mando. Ma ci siamo trovati perché, come dice sempre Dario, abbiamo bisogno di fare il chiasso, cioè confusione, divertirci, prendere la vita per quella che è. Cioè, alla fine noi facciamo due lavori importanti, anche seri per certi versi e di responsabilità, però ci piace di prenderci noi stessi primi, non prenderci sul serio. Ecco, credo sia un po' anche la nostra forza e ci fa avere sempre un'energia che ci consente di essere sempre in prima linea, non arrenderci mai. Dario si alza la mattina prima del sole parecchio e va a letto dopo, no, a letto il sole parecchio, e io viaggio in continuazione Milano-Panzano, però tutti e due abbiamo questo trip nel capo che la sera ci piace dormire a casa nostra e tornare in questo paesino che appunto è un'oasi, come ce ne sono tante probabilmente, ma questa è un'oasi un po' particolare che non ha palme, ma un humus di divertimento, di gente semplice, come hai detto te, di mestieri antichi, di piaceri, di sapori. E noi due, una sera, un giorno, dei giorni d'inverno di qualche anno fa, nell'ufficio di Dario ci siamo messi così scherzando a ripercorrere un po' di storie. Dario raccontava, io prendevo nota, raccontava storie anche che a volte non c'entravano nemmeno niente l'una con l'altra, però raccontavano questa storia di questo paese, quello che aveva vissuto lui, l'aveva sentito dire, quello che poteva succedere, che questo è un paese stranissimo dove si incontrano dagli illuminati, appunto, che sono dei personaggi, diciamo, meno fortunati nella vita, e
vivono in una villa di Panzano, lì accanto, destinata proprio alla gente di Panzano meno fortunata. Ma poi ci sono grandissimi personaggi internazionali, qui ci passano banchieri, imprenditori, politici, ci passa tutto il mondo veramente. È un piccolo centro che racchiude tutto il mondo, è un mondo straordinario. E allora niente, noi siamo messi lì così, e con questa idea di fare il caso, facciamo un libro. È stato un po' così. Il giallo, perché dava questa idea, veniva a Panzano tanti anni fa, Dario lo sa meglio di me, lo volevo anche raccontare, c'è stato il giallo dei gialli, un immobiliarista, chiamiamolo così, si chiama Virgilio, fu ammazzato una sera d'inverno e non si è mai trovato il colpevole. E quello è stato un po' il nostro faro, perché in fondo... in un paese di poche centinaia di abitanti non riuscire a trovare uno viene ammazzato nel centro, nella piazza, nell'unica piazza dove abita, e non di giorno, è veramente il super giallo, no? E allora da lì, da un giallo vero, poi alla fine ci è venuta questa idea del giallo. Io aggiungerei anche un'altra cosa, Marco. Dimmi, Dario. Aggiungerei che ormai parlo di 50 anni fa, ma quando avevo 15 anni mi regalarono un motorino ai genitori, e io mi ricordo di essere stato ospite nelle famiglie dei contadini, girellavo sempre per il motor, con il motorino con una grande libertà qui nella zona, ma ad essere stato ospite nelle famiglie dei contadini delle ultime veglie, no? In qualche modo, anche se non c'era il camino di fuoco e se era nel mio ufficio e non era nemmeno proprio l'ora della veglia, anche se era la fine giornata del lavoro, perché d'inverno qui in Marco alle 7 di sera, specialmente a delle umide piove, tu passi per la piazza di Campana a Panzano, se tu caschi in terra ti raccatta la mattina, cioè il concetto di paese è anche quello lì, ma lo spirito è quello di raccontarsi le storie. E in mente tu ti racconti le storie, ti viene anche da inventarle le storie, ma le storie delle veglie tu te le racconti sempre partendo da cose vere. Non a caso tutti i personaggi del mistero della Finocchiona a pedali sono veri, no? A parte l'assassino che non era carino, ma il resto sono tutti veri. Non è vero il maresciallo Sarra, è vero, sono veri gli illuminati, qualcuno hanno i nomi cambiati, ma nemmeno più di tanto. Ecco, per cui ritornare dopo che 50 anni fa i camini sono stati abbandonati, le veglie sono state abbandonate, è arrivato la televisione, la cucina in fornello a gas e queste cose. No, il frigorifero, il telefonino, sono tutti incollati lì, ognuno per conto suo, ma ritornare al concetto di raccontarsi le storie in una piccola comunità come il Panzano, che non importa se tu sei direttore di Forbes o tu sei macellaio o tu sei giornalaio, capito, o l'illuminato, l'importante è che siamo la comunità. Io l'ho riletto questo libro in aeroplano, no? E mi sono commosso, alla fine mi provo da piangere proprio, insomma, macellaio e piangere non è che sia proprio all'ordine di giorno, ma proprio per la soddisfazione. Poi Alessandro c'ha io c'ho coltelli d'oro, mi dicono, lui c'ha la penna d'oro, ecco, perché riuscire a rimettere insieme tutte queste storie, articolarle, cioè volare di fantasia in questo cocuzzolo di già siamo alti rispetto a Greve, no? Volare di fantasia in questo cocuzzolo di Chianti è un culo incredibile, ragazzi. No, è verissimo. Guarda, hai detto una cosa che mi ricorda il discorso delle veglie. Io sono più giovane, non l'ho vissute, ma l'ho vissute nei racconti dei miei nonni, e è qualcosa che appunto manca forse anche a questo, all'abituarci a raccontarci le storie. E quello che dicevo all'inizio, nel paese però ancora lo si fa, quello di trovarsi al bar e raccontarci le storie che poi ci legano, che poi si ingrossano, diventano, cambiano, diventano quasi leggende, no? Quindi quando io ho iniziato
appunto a leggere il libro mi sono ritrovato in una mia vita, sembrava di leggere qualcosa che mi appartenesse, no? E quindi, quindi molto avvincente, molto, forse perché noi toscani, ma chiunque, diciamo che noi toscani abbiamo questa simpatia che diciamo noi, cioè, poi per tanti altri risultiamo antipatici a volte, però è questa spontaneità che si trova nel, da subito dalle prime pagine del libro. E ci sono dei personaggi che nel libro mi hanno colpito, e anche come vengono affrontati. Uno su tutti, gli Illuminati, che l'abbiamo già un po' parlato, però ecco, è bellissimo questa parentesi, questo spicchio di realtà, che questa sensibilità che si tramanda e che si trasmette. Ecco, chi sono gli Illuminati di Panzano? Perché sono delle persone speciali, vero? Da domanda a Dario, che magari... Infatti, può spiegare meglio lui, anche perché il termine Illuminati l'ha inventato lui, un termine, se vogliamo, fa riferimento al Medioevo, in fondo, quelli un po' toccati da Dio, no? Però è un termine, secondo me, bellissimo proprio, perché è gente straordinaria. Gli Illuminati sono quelli che nel linguaggio medievale erano quelli toccati da Dio. Sono quelli che nella società contemporanea, organizzata, produttiva, in cui il tempo deve essere utile, deve essere denaro, deve essere il fare, e la nobile arte di cazzeggio, cioè fare il chiasso, come si dice noi, non ha margini. Per fortuna a Toscana ci sono delle sacche di resistenza formidabili, capito? A giudizio mio, ma gli Illuminati sono quelli che vengono considerati matti. E non a caso, generalmente, gli Illuminati di Panzano non sono matti panzanesi, anche se, insomma, non so che da che parte ci metterebbero me, Alessandro, quelli normali, no? Ma sono persone che hanno avuto magari decenze in manicomi o comunque situazioni critiche, e che in una piccola comunità come Panzano non solo sono accolti, probabilmente in una città più grande sarebbero emarginati, come qui da noi fanno parte fondante della comunità. Cioè sono, io devo dire la verità, nel libro Marco ti ha visto l'adorazione mia per la Liliana, che è reale, esatto. Cioè, la poltrona e tutto il resto, le banane, che anche quelle verità, ma il parlare con loro a me mi gratifica, mi porta, vedono il mondo sotto un'altra angolazione, ecco, riescono a vedere cose, magari ne perdono altre, ma riescono a vedere cose in un modo più genuino, ecco. Nel libro Liliana si chiamava Toccati da Dio, esatto, anche in altre culture, sia nei nativi americani sia nella Russia, ci sono questi legami forti con anche loro li chiamano con appellativi tipo Illuminati o similari, però per fortuna al di fuori di altre culture ci sono queste sensibilità. Però Liliana nel libro ti aiuta anche a trovare un pochino, a indagare su chi è, su questi omicidi, se non mi sbaglio, vero Dario? Ma focalizzano cose che spesso noi trascuriamo, e quello lì, si fermano, certo, su cose che noi non si vedono, si danno per scontate. E infatti ora, Marco, non ci addentriamo troppo, perché il giallo comunque un pochino ma no, era giusto un po' giusto per incuriosire ok. Ma c'è un altro elemento, tanto per incuriosire, che porta insieme agli Illuminati alla scoperta dell'assassino, che è il cane Whisky, che è uno, che è Panzano, anche questo dipende, il paese al mondo con più cani a giro. Anche quelli che hanno padrone hanno la libertà di fare quel che gli pare. Vero Dario? Cioè, è un posto dove trovi sempre un cane a giro. Io mi è capitato una volta a casa mia, sono arrivati due cani, questi due cani vedevo da soli, ci stanno. Sono andato a vedere, c'era scritto Maurizia nel collare di un cane.
c'era un numero di telefono. Io chiamo questo numero di telefono e dico: scusi tanto, ma qui c'è un cane, c'è questo numero. Ma che cane è? Ma non lo so, si chiama Maurizio. No, no, dice Maurizio, sono io. Il cane, perché chiaramente questo cane andava a giro il nome della padrona, perché tanto ovviamente no, poi sarebbe tornato a casa, che lo conoscevano tutti, insomma. Io era da poco che è arrivato qua, perché io appunto sono senese, vivo ormai da... il cane della Maurizia ha stazionato 3 mesi davanti al mio ristorante, soprattutto in estate all'officina della bistecca, quando sentiva l'odore delle bistecche, e veniva ben ricompensato. Anche perché in casa di ciccia ne mangia un po'. Comunque c'è anche quest'altro aspetto della caccia, no? Che da tante parti oggi viene aborrita come una cosa sanguinaria. Qua invece è una cultura, no? Probabilmente anche te, immagini, Marco, vieni da... No, se sei toscana, per la famiglia toscana, ci avrà avuto un cacciatore in casa tua, il nonno, il babbo, lo zio, il cugino. Cioè, perché qua è cultura, insomma, non è una roba... È come la famosa intercalare bestemmiante, non è una bestemmia, ma no, è un intercalare. E così lì, la caccia qui è una cosa che tutti hanno un po' nel sangue, anche vegani alla fine quasi, no? Cioè, perché... appunto, dicevo, è cultura, fa parte delle veglie. Diceva lui, si raccontava storie di caccia a quelle alle veglie, no? che erano sempre le stesse, perché le storie di caccia erano sempre le stesse: l'ho padellata, l'ho presa, era in cima un greppo, era un'altra parte, è sempre la stessa storia. Però tutte le volte ognuno la racconta a modo suo e quegli altri l'ascoltano, perché è questa roba qua. E qua, appunto, come ci diceva il maresciallo Serra, alias Sarra, nel libro. Quando ho chiesto un po' di dati su Panzano, su come si faceva a rubare nelle case, come entravano, eccetera, mi ha spiegato che Panzano è un paese con 900 circa abitanti e 750 armi denunciate, quindi praticamente ogni panzanese è armato fino ai denti, è pronto per qualunque evenienza, insomma. Ecco, ora ovviamente scherzo, però c'è questa cultura delle armi, e da altre parti, cioè forse nel Texas c'è di più. Però ecco, se vai da Baldoria all'edicola di Panzano, la più grande, dico, no, come Dario, la migliore edicola di Panzano, che c'è una sola, e ci trovi, per esempio, uno dei giornali più venduti sono caccia, armi, cani, caccia a palla. Diana, più del Corriere della Sera, perché c'è, fa parte della cultura. Quindi anche il cacciatore legge, sembra incredibile, ma il cacciatore è una persona che trasmette una cultura rurale, ovviamente. Non comunque, è che... comunque noi siamo avanti anche nei diritti civili. Certo. Perché io credo sia stata l'unica squadra di caccia e cinghiale, fino a 100 e rotte persone segnate nella squadra, con un presidente donna per 2 mandati, perché nella squadra dei cinghialai ci sono anche le donne armate fino a denti, che cacciano ai pari degli uomini. E voi non ci crederete, ma tempo fa fecero anche il calendario, ma senza esagerare però, le donne cacciatrici, senza esagerare però c'era il calendario. No, se la caccia ognuno poi ha le sue idee, ovviamente. La caccia è una cultura fondamentalmente che si respira, per fortuna, dico io, ancora in alcune parti della Toscana, sulla costa un po' meno, probabilmente, però è una cultura importante che, diciamo, tramanda delle conoscenze che ora... E volevo fare anche una domanda a Dario, perché tutti siamo legati, diciamo, cioè chi ha vissuto la caccia in prima persona, in famiglia, sa di determinate dinamiche belle, vive la natura, rispetto della natura, non sempre purtroppo, però si avvicinano molto i cacciatori anche alla figura, all'interno di un gruppo di cacciatori c'è sempre una sorta di macellaio, perché il macellaio è una figura importantissima. Ci vuole coraggio, dico io, a essere macellaio. Dario, perché anche tu vieni da una famiglia di oltre 200 anni, però non è facile essere macellaio. Premetto che fra i due il cacciatore è Alessandro, ma non perché io
abbia qualcosa contro la caccia, è proprio perché non c'ho tempo, perché lavoro 7 giorni su 7 dalla mattina alla sera e sono contento così, e si chiude solo il giorno di Natale, perché c'è da fare altre cose, c'è un impegno anche lì. Fare il macellaio, io volevo fare il veterinario, poi mi sono morti i genitori e mi sono ritrovato a essere l'ottava generazione di una famiglia di macellai da più di 250 anni. Ormai lo fo da 45 anni e cerco di spiegare la responsabilità carnivora. Come per fortuna qui a Panzano abbiamo dei cacciatori estremamente responsabili che collaborano con le aziende agricole, che cercano di contenere i danni nelle campagne, cioè che non pensano che vivere in campagna o venire in campagna si cogliere il fiorellino più bellino o andare a cercare viole, ma vivere in campagna è una vita di presidio, è una vita dura, è una vita che d'inverno, soprattutto per chi lavora nel podere, e anch'io ho un podere, d'inverno è freddo, d'estate è caldo, sembra normale da dire, no? Scontato, ma mettetevi, l'inverno è freddo ed estate è caldo, cioè, e quindi è una vita robusta, diciamo così, una vita con meno agi e con tanta aria buona, e si è visto anche in questo periodo di malattia, che per fortuna qui cose gravi ce n'è stato poco punte. Ma fare il macellaio, come tu dicevi te Marco, è una disciplina, è vivere, uccidere per nutrire la comunità, per cui rispettare la vita degli animali, nel senso di cercare di non di scansare completamente gli allevamenti intensivi, di privilegiare animali che vivono bene, che vivono fuori, che si nutrono bene, una morte onesta. Perché una morte non può mai essere un granché, no? Bisogna essere onesti a dire di cercare di dare la morte più onesta possibile, ma quello che è importante è spiegare che una volta ucciso l'animale non si deve avere la massima cura. Io spiego ai miei ragazzi, ai miei macellai, che ogni muscolo, ogni fetta di carne che loro preparano, si devono ricordare che era un pezzo di una vita vissuta, capito? Per cui non c'è solo il filetto e la bistecca, ma ci sono le zampe, la trippa. Io ho mangiato la mia prima bistecca a 18 anni e sono campato davanti. La nonna cucinava per me, per la mia sorella Marina, tutto quello che si vendeva male in macelleria. E quindi ho avuto un'esperienza gastronomica fantastica, ho aperto anche un ristorante sulla base di questo, il Solo Ciccia, dove non ci sono le bistecche. È un ristorante che è un'esperienza, perché provare cibi gastronomici non vuol dire avere solamente le stelle Michelin. Infatti io dico a tutti che questa, quando entrano, non è la cucina delle stelle, ma è quella delle stalle. Fare il macellaio è una cosa seria. E porta questa tua grande professione e professionalità, ha portato a Panzano negli anni ha portato turismo fondamentalmente. Vuoi che la Toscana sia il turismo toscano è stato, diciamo, ha vissuto un periodo d'oro negli ultimi 10, 15 anni, 20 anni, ma Panzano è diventata famosa grazie, diciamo, alla tua professionalità, al tuo modo di essere mediatico. E quindi come si riconoscono turisti, Alessandro, quando vengono a Panzano? Tipo, si vedono da lontano o no? Sì, si vedono da lontano, arrivano tanti, ma è un turismo garbato, non è un turismo invasivo, cioè un turismo da un punto di vista numerico, sì, ce n'è tanti, però vedo grande rispetto nel turista. Dario forse ha più esperienza di me, perché c'è più il contatto, però vedo anche curiosità, appunto, e poi c'è questa idea di venire a fare un bacio, cioè, che cosa ci fai a Panzano, va bene? È un paese grande come un cazzotto, quando hai fatto la piazza e poi sei salito nel paese vecchio un quarto d'ora
è già girato tutto. Come diceva il cantante, è un mondo così piccolo che si gira tutto in un minuto. Poi vai a mangiare da Dario o da qualche altra parte, puoi mangiare un panino, bevi un bicchiere di vino, magari fai un ride in una fattoria, in una cantina, per fare una degustazione, però insomma non è che, però vengono tutti e soprattutto tornano, perché c'è uno stacco. Quando te vedi il cartello Panzano è come se ci fosse il cartello fine del mondo, secondo me, perché io te lo dico, io ho vissuto tanti anni a Milano, quando avevo questa casa qui come per le vacanze, noi partivamo la sera anche alle 11, chiudevo il giornale a Milano, lavoravo a Milano a Finanza o a Repubblica a quei tempi, tutta la famiglia si veniva qui in casa, si ripartiva la mattina, la sera della domenica per tornare a Milano, stavo due giorni e mi sembrava sia stata una settimana, perché c'era proprio un taglio nettissimo con il resto del mondo. Io mi ricordo che in quei tempi andavo a comprare l'affettato e mi arrabbiavo, perché ero abituato ad andare all'est lunga con il carrello, ta 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 ta, buttavi dentro, invece andavi lì a comprare un letto di salame. Oh via signora, come sta la sua figliola? Ma insomma, ora si è un po' rimessa, ma l'ha sentito di Aldo? Poveraccio, è morto. Ma il suo figliolo invece ha trovato... Cioè, questo salame non l'affettava mai, no? Cioè, per dire piuttosto... Quindi, però poi alla fine invece hai capito che questa è la vita vera, cioè come scenario la comunità, no? Che tutti si conoscono, tanti sanno anche troppo di tutti, però comunque sia, perché poi alla fine ci sono le piccole invidie, no? Cioè, però fa parte della comunità, della vita. Cioè, quando prima Daria accennava alla vita in campagna, io la faccio, cioè io mi passo l'estate a spaccare la legna, no? Cioè, non è perché un po' perché mi aiutami, però perché l'inverno è duro, non è semplice, c'hai il GPL che costa un sacco di soldi, ma in città. In città se piove apri l'ombrello non te ne accorgi nemmeno, se c'è il sole c'è l'aria condizionata. Cioè... Guarda Alessandro, tu mai rammentato i versi poetici di un poeta toscano contemporaneo? Eccoci. Che diceva all'amata: t'amo, o bella fra le belle, che mi riscaldi più di GPL. Esatto, sembra una come si chiamano ora gli haiku, quelli giapponesi che vanno di moda, altro che haiku. No, questo le hai di più. Ma una domanda cioè, ma invece i ciclisti vengono sempre volentieri a Panzano oppure ora cercano di passare da qualche altra parte, perché non ci sa mica ora com'è la te, com'è con i ciclisti, i cinghialai, come si comportano con i ciclisti? Ma ora si farà un gemellaggio, cinghialai ciclisti, un giorno si organizzerà, si faranno incontrare tutti in piazza. No, però io siamo benevolenti. Ciclisti, a Panzano c'è il Gran Premio della Montagna, cioè tutti quelli arrivano a Panzano, andare lì si fermano, perché praticamente se te sei un ciclista dilettante e non hai fatto la pettata, come si dice, di Panzano, non ha fatto niente. È il Tourmalet del ciclista professionista, cioè Panzano è un traguardo. O Marco, noi gli si offre in macelleria, nel libro c'è scritto, all'Eroica, e qui rammentiamo il grande Giancarlo Brocci, inventore dell'Eroica, capito? A cui spiritualmente abbiamo dedicato il libro. Ma la macelleria, cioè io, soffre a 4.000-5.000 ciclisti, finocchiona, crostini di burro di Chianti, vino delle migliori fattorie di Panzano, cioè di tutte, perché tutte le sono migliori, capito? Quegli altri ai ristori dell'Eroica gli fanno lo yogurt, la mezza banana, l'energetico, devo mettere, capito? Per cui siamo... Però è anche vero che quando tu te li trovi schierati sulla statale a Salitrete, capito? Che pedalano e chiacchierano, e dopo 10 minuti di pazienza che sentano il motore della macchina dietro, tu gli dai due claxonatine garbate, e quello ti fa il gesto, come dire, si sa, capito? Non vai da quel paese, cioè o tu ti arrabbi o tu scrivi un libro. E quindi perché siamo per Leopolito, cioè due scelte c'erano, no? Era una minaccia del libro, sì, o schiacciarli o scrivere un libro.
Ma in effetti l'idea viene fuori quella dei ciclisti, casualmente, perché nelle famose veglie, così che si diceva, che diceva Dario, siamo ricordati di una storia di un cinghialaio che, appunto, tanto per cambiare, al bar gli dissero: ma se te ti dicessero che domattina muori, che fai? Disse: io prendo il camion e schiaccio tutti i ciclisti. E da lì c'è venuta fuori questa idea dei delitti sui ciclisti, perché appunto tant'è che poi lui a un certo punto viene anche un po' indiziato, come è possibile, poi scatenato, perché era troppo facile, insomma, il mostro su misura sarebbe stato. Ma questo libro va comprato, questo libro va comprato innanzitutto, infatti l'oggetto Fabio Corsini dice: complimenti per il libro, lo comprerò. Grazie Fabio. Grazie, vedi? Hai capito perfettamente il messaggio. Tu per la simpatia, hai capito perfettamente lo spirito di questa diretta. Bisogna vendere trovare il libro. Comprate tutti il libro Il mistero della finocchiona a pedali, anche perché, cosa che sempre viene dire nelle televendite, 16 eurini per un bellissimo libro, è vero che chi si loda si imbroda, fatemelo dire, per un bellissimo libro così, volevo dire, sono spesi bene. Non, Fabio domanda se avete idea o progetto di scriverne altri libri, come Malvaldi o Montalbano. Su Malvaldi mi viene in mente, vengono in mente Delitti del Barlume. Mi raccomando, se fate una serie, metteteci una bella ragazza come Tiziana. Non so se avete presente la serie. È difficile a trovarne un'altra bella come lei, però insomma si cercherà. No, avete visto film, perché se no la Tiziana non lo sapeva, la descriveva Balbata. Avete visto film e infatti noi siamo belli pronti. Siamo gente di una vanità sconfinata, capito? Quindi c'è un secondo, c'è l'idea di fare un nuovo libro? È già pronto il secondo libro, è già pronto. Ora non si può anticipare il titolo perché poi se no va, ma è già pronto, non so quando uscirà, spero presto, e poi stiamo lavorando a un terzo proprio per la serie, e che abbiamo anche, non so se si può dire ma si dice, abbiamo anche l'interessamento di due case produttrici di TV, per appunto immaginare se è possibile la realizzazione appunto di una serie di film o di, insomma, di sketch, no, no, di sketch, di film, insomma, di sceneggiati, insomma, non so esattamente come si vogliono muovere, e poi se ovviamente l'operazione andrà in porto, però ci ho manifestato già l'interesse da parte di due case cinematografiche, tutte e due quotate in borsa, gente seria, e quindi insomma siamo contenti, perché poi i protagonisti, come lo siamo nel libro, lo vogliamo essere anche nel film. Siamo due attori nati, e Dario, quindi non c'è verso. Si risparmia anche su quello, si fa risparmiare anche su quello. E di più non si può fare. Quindi, bene, rimaniamo, diciamo, in attesa di queste due prossime uscite. Una cosa che ho notato alla fine del libro è che è una, diciamo, una esclusiva, perché Dario non ha mai parlato di ricette, no? Non hai mai portato nella tua comunicazione delle ricette, ma in questo libro si trova una ricetta, la ricetta del tonno del Chianti, è vero Dario? È vero, ma io non ho mai scritto un libro di ricette, nonostante abbiano fatto offerte molto molto allettanti. Non ho mai scritto un libro di ricette perché ce n'è un monte, anche perché vedi, un cuoco fa le ricette, no? E cerca di portare la sua creatività dove lo porti il cuore, no? Il macellaio, come ti diceva Van poc'anzi, c'ha una responsabilità di usare bene tutto l'animale. L'artigiano deve fare testimonianza di sé tutti i giorni. Non è che tu ti puoi mettere, cioè, se tutti i giorni, dalla mattina alla sera, tu stai in bottega e tu lavori anche quelle poche volte che tu sei fuori di bottega con il cervello alla bottega, più che scrivere un libro di ricette, io lo vedo un po' come il teatro e il film, no?
La bottega, soprattutto in un piccolo paese, è un pezzo di teatro. Come diceva Alessandro della Finocchiona, di Salame, di quando veniva il fine settimana e prima di affettargli il salame gli spiegavano un po' quello che era successo. Ma era un ben tornato, cioè si dice le notizie della settimana, è una tradizione ma anche un modo orale di rimetterlo subito nella comunità, capito? Per cui ecco, in fondo c'è questa ciliegina sulla torta di Tonno di Chianti, quindi godetevela, non andate a vedere l'ultima pagina, capito? Come vedrebbe la voglia di fare, no, perché l'ultima pagina c'è una ditata di unto, tra l'altro, perché, perché la ricetta di Tonno di Chianti subito dopo la fine. Otto, godetevela dopo la fine. Che è buonissimo. Magari venite a mangiare la panzano, che non ci fa mica schifo se voi venite a trovarci, no Alessandro? Ma anzi, siamo contenti. Vi si fa anche la dedica sul libro. Gratis. Grazie. Gratis, allora sì. E quando ti compare il libro direttamente da uno dei protagonisti della storia. Ma dove? Ma dov'è, scusa, una cosa in cui chi scrive il libro è anche protagonista? Va bene, io credo esista una roba del genere. Giusto Dante, mi sembra, fece una cosa del genere, no? Se scrisse la Divina Commedia, poi anche lui era protagonista, ma insomma si va nelle frattaglie davanti a un macellaio, si potrebbe Trappole Gigilli. Questa storia della selva oscura, insomma, c'è stata chiamata anche sopra sulla selva oscura, non dici? Capito? C'è anche io mi ricordo che recitai anche ai Sermonti una versione apocrifa della Divina Commedia la prima volta che venne in Santa Croce di mio amico Alberto Severi, mio amico e sodale di poesia, capito? La selva oscura, non... Si può dire parolacce in diretta oppure... sono sette e mezzo. Sono sette e mezzo. Che diceva, cominciava così, nel mezzo... lo ricordate come comincia la Divina Commedia, no? Nel mezzo delle cosce della Rita mi ritrovai per una selva oscura, perché capelli sì la si è imbiondita, però la Giulia è ancora di natura. Mi fermo. Seguiterei, ma mi fermo. Perché Dario, faccio protetta. Dario, tu hai la Divina Commedia, la sai a memoria, giusto? Quasi tutta a memoria. Anche. Non solo la Divina Commedia. Anche, capito? Quest'anno dantesco cerco di stare un pochino defilato, capito? Però Dante è nell'anima. Capito? Come sono nell'anima i poeti volgari di cui ho fondato un'accademia, capito? Di questa, che questa nobile arte di cazzeggio la ci sia anche in poesia, la sia diffusa, si ritorni ad ossigenare il sangue toscano e a diffonderlo, perché, capito, questa ironia verso la vita, questo piccolo amici miei, capito, questo divertirsi e fare il chiasso con è come accarezzare la vita, capito? Io la vedo così. E poi, sì, sono d'accordo. Il paese non è mio, me l'ha detto Alessandro, ci sia da fare chissà che. Tu ti devi, quello che tu trovi a Panzano è una genuinità, anche nel fatto proprio che ci sia poche cose, che non c'è il negozino con il carrettino fuori con balocchi petrolisti fatti in Cina e troiaietti vari. C'è la gente che la fa una vita normale, c'è chi va a fare il campo, chi fa il direttore di forze, chi affetta la ciccia o il coltello e chi fa il pensionato illuminato e via via. Giusto, una vita orizzontale, diciamo, come non ha personaggi. I personaggi di spicco sono quelli che in realtà, quelli che raccontano, quelli che riescono a coinvolgere la comunità. E a proposito di personaggi, qual è il personaggio che vi siete divertiti di più a raccontare nel libro, che magari vi diverte di più, ecco, come protagonista, come personaggio della storia, se ce n'è uno in particolare?
No, io penso il maresciallo Sarra, perché anche, penso anche Dario condivida, perché è il nostro eroe veramente, insomma, no? Sto preparando accento sardo che io non so fare, sto preparando un mandato di cottura, vi dichiaro tutti in arrosto. Ma lui lo dice davvero, è bello che dice davvero, è un battutista formidabile nella vita, quindi nel libro è diventato facile, no, alla fine. Però è una persona serissima, un grande professionista, ora è andato in pensione, ma tra l'altro per noi resterà sempre in servizio attivo e comandante attivo, che abbiamo anche preparato una caserma specifica a Panzano, perché ora Panzano avrà la caserma dei carabinieri, avrà il municipio nei nostri libri, avrà le guardie comunali, avrà il sindaco, ovviamente ci sarà tutta una serie di robe nei prossimi libri, e quindi il nostro maresciallo, guai a chi ce lo tocca. Però è un personaggio straordinario, è uno che ha combattuto la malavita, il crimine organizzato e disorganizzato. Però è un personaggio, ora nei nostri libri combatte quello disorganizzato, perché noi siamo un po' paletti. Però comunque lui è un professionista serio, quindi ci ha dato veramente un sacco di consigli per la sua esperienza. Io, ovviamente, nessuno di noi sa come si apre una cassaforte o come si ruba, che ne so, un armadietto dei fucili da una casa, no? Mentre lui l'ha visto, la sa come si fa e ce l'ha raccontato, e quindi nei nostri libri ci sono anche dettagli che vengono da una fonte autorevole. Bene, benissimo. Quindi il maresciallo, i cinghialai, i ciclisti, il macellaio, il direttore di Ford, gli illuminati, i personaggi di questo fantastico libro che vi invitiamo ad acquistare direttamente a Panzano, ne vale la pena fare una gita, e penso e spero di potervi venire a trovare quanto prima, se la trovo Panzano, perché non si trova mai durante... Non l'ho trovata l'altro giorno in macchina, ci si perde. Anche il navigatore non ce la fa a portarmi a Panzano. Ma se dai, mi bene. Panzano, te mi portava a Greve, mi portava. Noi siamo Macondo, te ne ricordi Macondo? Panzano nel Macondo. Questo posto che tu lo arrivi, tu lo vedi, sì, non c'è nulla, è vero, mi diceva, c'è una bottega, una macelleria, ma c'è poco più. Però se tu c'entri dentro c'è un altro modo di vederlo, di goderselo e di apprezzarlo. E poi soprattutto tu vieni a Panzano un paio di giorni, tu fai amicizia con tutti. Ma che ti pare? Questa è una cosa importante. In questo mondo che sono tutti amici su social. Ogni tanto viene qualcuno e mi fa, noi siamo amici su Facebook. Sì, me ne rendo conto. Capito? Allora vediamoci un bicchiere di vino insieme, che si diventa amici per davvero, magari. Bellissima, bellissima questa frase. E quindi però Marco, compratelo. Allora, il mistero, la comprate, come le figurine. No, è veramente divertente. Un libro veramente divertente. Che gli stessi bene. È bene, è bene. Vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio per la vostra presenza, la vostra simpatia. Grazie a voi. E speriamo di poterci sentire quanto prima per poter parlare della seconda edizione, poi magari della terza e della serie TV, quella che verrà fuori. Eh? Speriamo. Un saluto a tutti i fulliani. Grazie. Un saluto a voi e buona serata e buon lavoro. A presto. Ciao. Ciao. Grazie Laura. Aspetta.